L'artista Marco Tracanelli ha un forte passato artistico, fatto di sperimentazioni, studi pittorici, scultorei, performance, installazioni e innumerevoli mostre personali e collettive in diverse città italiane, come Milano, Venezia, Vicenza e Padova. Inoltre, all'arte vera e propria associa lo studio storico e critico di essa, laureandosi in filosofia presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi sull'estetica del futurismo. Questi studi offrono così all'artista una visione più profonda dell'arte e un modo di osservarla più critico e oggettivo. Marco Tracanelli, fra tutte le sperimentazioni artistiche, trova la sua massima espressione nella pittura. Una pittura densa di materia, colori e fortemente espressionista. Nelle sue tele l'artista esalta, celebra il lato più intimo ed emotivo che la realtà suscita nell'uomo, avvicinandosi per questo ad un tipo di pittura espressionista ed introspettiva. Sia nei suoi dipinti più astratti, sia nei ritratti femminili, ciò che emerge è la densità non solo del materiale pittorico, ma più di tutto delle emozioni e dei più intimi e profondi sentimenti. Per questi motivi, la maggior parte delle opere astratte di Marco Tracanelli portano il titolo di Paesaggio dell'anima. Essi sono il riflesso dell'anima dell'artista, delle sue emozioni più nascoste, e in quei colori gialli e grigi, in tutti quei graffi che segnano le tele come ogni esperienza di vita può segnare l'anima umana, lo spettatore si può riflettere e immedesimare. Anche nei ritratti femminili ciò che emerge è il lato più espressionista della rappresentazione. Essi non sono fedeli ritratti accademici, ma proiezioni dell'anima di quelle donne nelle loro espressioni, nei loro corpi, nelle posizioni che assumono, nei colori così vivi e densi degli sfondi, ma soprattutto nelle bambole che tengono in mano. Esse sono gli specchi delle loro anime e le proiezioni delle loro vite, fatte di gioie e dolori, di buio e di luce, di coerenza e di incoerenza. L'arte di Marco Tracanelli è così in grado di volgere lo sguardo dello spettatore oltre la semplice rappresentazione della realtà e compiere viaggi nell'anima dell'artista, colma di sentimenti ed emozioni, nelle quali potersi riflettere e scoprire anche qualcosa di nuovo di noi stessi.